cercheranno appunto di intercettare la voglia di buon gusto che è tipica appunto del prodotto italiano. L'Abruzzo vola a Dubai in occasione dell'Expo 2020 per le giornate che il Padiglione Italia dedica alle singole regioni. Obiettivo quello di attrarre turisti e imprese dalla penisola del Golfo, tenendo conto anche delle vantaggiose agevolazioni per la zona economica speciale che comprende il 70% del territorio industriale. Attualmente solo il 5% dell'export abruzzese è diretto verso l'Asia. In evidenza negli Emirati Arabi Uniti le eccellenze enogastronomiche della nostra terra ed anche una mostra dedicata all'arte orafa e all'importante tradizione dell'artigianato abruzzese. In primo piano però il settore dell'automotive e la produzione dei furgoni, che ad oggi rappresenta oltre la metà dell'export abruzzese. Al momento non ci sono rapporti consolidati con gli Emirati, ha dichiarato l'assessore regionale allo sviluppo economico Damario, ma stiamo lavorando per questo. Stiamo accompagnando le imprese abruzzesi a cercare di crescere. Ieri lo abbiamo fatto nel Padiglione Italia, dove si è inaugurata la settimana dedicata all'Abruzzo, le settimane dedicate all'Abruzzo, un allestimento e una esposizione dei nostri prodotti, della nostra tradizione, della nostra storia e della nostra cultura, che ha molto colpito e impressionato per la qualità di questi allestimenti. E noi possiamo offrire a questo mercato, che è molto vocato verso l'innovazione tecnologica, il lusso, l'eccellenza, è quello che noi sappiamo produrre in questi termini.